Ragazzi, mettetevi comodi perché oggi vi voglio parlare della nuova camera di Red. Sto parlando di Red Komodo. O Komodo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale di Movila e benvenuti a voi magari nuovi. Io sono Alessandro Costanzo e prima di iniziare vi voglio invitare ad iscrivervi al canale, chiaramente sulla fiducia visto che non avrete ancora visto contenuti, ma è un'azione molto importante per la crescita appunto del canale stesso e la creazione di nuovi materiali, contenuti sulla base appunto dei vostri interessi che magari potete farmi capire con un like nei video. Iniziamo subito, oggi vi voglio parlare, come vi ho detto nell'anteprima, della nuova piccolina, sì, perché è proprio piccolina, di casa Red. Sto parlando di Red Komodo. Piccolina perché misura una dimensione di 4x4 pollici, quindi stiamo parlando di circa 10 cm, quindi un bel cubetto molto maneggevole, molto versatile per tutte quelle situazioni come gimbal, droni, camera crash, insomma una macchina molto versatile, ma non solo versatile per il discorso di distruzione o comunque di utilizzo alternativo di una macchina professionale, ma perché si riferisce a un mercato che fino ad ora era chiuso per Red in quanto troppo basso come fascia di prezzo. Infatti stiamo parlando di un costo di $6,000 che può oscillare con la variante del colore, sì, perché Red in questo modello consentirà una colorazione customizzata, una variazione di $1,000 in eccesso. Quindi se vorrete una macchina azzurra, colore così a caso come potete vedere, vi costerà $7,000. Comunque, fatta questa piccola parentesi, continuiamo a vedere le specifiche. Per quanto riguarda i pesi, stiamo sotto il chilo, si parla di approssimativamente 900 grammi. Vediamo adesso un pochettino la parte interna. Abbiamo un sensore 6K Super 35, quindi 6144x3240 pixel, ed ha una tecnologia Global Shutter, e qui c'è una grande differenza col mondo mirrorless. Quindi, anche se somiglia nel form factor, si cominciano a avvicinare questi mondi, si cominciano ad accavallare, perché è così ragazzi purtroppo, qui c'è una grande differenza tecnologica che fa capire che questa macchina si avvicina al mondo mirrorless, ma è una cinemacamera di grande rispetto, perché portare il Global Shutter significa dare molta più robustezza, più compostezza alle immagini. Vi ricordiamo che il Global Shutter non subisce l'effetto del rollio, del Rolling Shutter, che tende a distorcere le immagini. Voglio dire, macchine anche come l'Alexa hanno un sensore Rolling Shutter, ma con una bassissima incidenza. Chiaramente un Global Shutter ha un grande vantaggio per tutte quelle scene d'azione, quindi motivo per cui a volte queste macchine vengono scelte per alcuni film blockbuster molto cazzari, perché si muovono tanto, e allora avere un'immagine più dura, più rigida può tornare utile nell'espressione dell'immagine. Andando avanti, il full readout del sensore avviene solo in 6K, perché sembrerebbe che allo scalare la risoluzione Red abbia scelto di croppare l'immagine e non leggere il sensore intero per non incorrere nei problemi dati dal pixel binning, insomma è tutta una serie di problematiche tecnologiche o semplicemente di scelta diciamo motivare anche gli altri acquisti. Comunque in 6K arriva a un massimo di 40 frame per secondo, mentre scendendo di risoluzione arriviamo fino al 2K ad un frame rate di 120 frame per secondo. E per la prima volta in questa macchina abbiamo a braccetto con Canon l'innesto RF, che finora abbiamo visto solo nelle mirrorless appunto di casa Canon. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire un bassissimo tiraggio dell'innesto con una grande versatilità di montare ottiche di qualsiasi tipo. Sembrerebbe che montando l'adattatore ufficiale Canon da RF ad EF si manterranno anche degli automatismi. Di quali sto parlando? Vabbè, oltre chiaramente al discorso dei diaframmi elettronici, ha la possibilità di fare autofocus, ragazzi. Autofocus con rilevazione di fase anche in modalità continua.
il raffreddamento attivo, c'è una ventola all'interno, infatti non si sono riscontrati problemi di overheating dai tester che l'hanno avuta in mano. Per quanto riguarda invece la parte esterna, come connettività abbiamo un ingresso DC, ingresso mini jack microfonico e mini jack per il monitoring delle cuffie, uscita XT per i time code, insomma tutte queste cose, record, la registrazione avviene su supporti CFast 2.0 e non CF Express, che sono molto più costose, quindi qui abbiamo anche un ammortamento di quelli che sono i supporti di archiviazione. Che tipo di file potremmo immagazzinare? Bene, potremmo immagazzinare ovviamente il Red Code RAW e poi ci sarà la possibilità di registrare anche ProRes. L'autofocus, non so se vi ho detto prima, che è continuo, cioè c'è la possibilità di impostarlo anche su continuo, e sembra addirittura che da alcuni test, soprattutto quelli di Indie Mogul, vi consiglio di andarlo a vedere, la macchina risponde molto meglio delle serie GH ed S di Panasonic, che voglio dire, non ci vuole moltissimo a batterle, però stiamo parlando di una macchina che fino a ieri non faceva autofocus. Per quanto riguarda la soluzione di alimentazione, qui Red sceglie ancora una volta il sodalizio con Canon e si appoggia alle batterie Canon BP, quindi la serie 955 e 975 sono quelle consigliate. Comunque con due slot saranno possibili montare di batterie, quindi due batterie contemporaneamente, che ti danno veramente tantissima autonomia, anche perché l'unico display che è montato a bordo sulla macchina si trova nella parte superiore, nel top, e non è molto grande, adesso non so in pollici, non ho trovato diciamo questa specifica, è piccolino, quindi anche come assorbimento non è chissà che, non è di sicuro lo schermo della Pocket 4 e 6K. Quindi il monitoring è possibile farlo, a differenza invece di alcune delle Zcam che hanno solamente la possibilità di modificare i setting, qui sarà possibile monitorare. E a proposito di monitoring, sarà possibile controllare la macchina e tutti i suoi valori via smartphone, perché attraverso l'antenna wifi la macchina si collega in remoto e si può controllare. Qualche mese fa non si sapeva, anzi si diceva che non era possibile fare lo streaming, invece un video Instagram mostra la possibilità di fare lo streaming effettivo del video, e questo ci agevola tantissimo, perché la macchina ha un'uscita SDI, non ha l'uscita HDMI, quindi sarebbe un pochettino più complicato andare a mettere dei trasmettitori wifi, che solitamente in questo range di prezzo vengono scelti in HDMI, quindi ci vorrebbe il convertitore da HDMI, da SDI ad HDMI, insomma un casino. Invece così vanno a risolvere anche questo problema. Certo, bisogna vedere anche un attimino qual è il range di utilizzo e il lag che si viene a creare man mano che la camera si sposta dal dispositivo. Comunque queste sono considerazioni mie, fatte così sulla base di solo quello che sto leggendo. Non ci sarà compatibilità con gli accessori Red DSMC2, e questo potrebbe far storcere il naso a quanti magari posseggono già un sistema Red e quindi vorrebbero utilizzare il monitor, insomma tutti gli accessori che utilizzano questo attacco. Però beh, è anche vero che è una macchina che deve soddisfare, cioè si sta rivolgendo a un mercato molto più piccolo, molto più commerciale rispetto a quello che può essere un mercato pro di Red, che ha già tantissime macchine, ha già tutto. Però chi lo sa, magari faranno degli accessori terzi che consentiranno l'adattabilità. Si dice che ci sarà la possibilità di un utilizzo anamorfico, non si sa se verrà fatto croppando il sensore, comunque perdendo alcune aree, perché il sensore dovrebbe avere un rapporto 17 noni nativo, quindi... Queste erano le specifiche che sono riuscito un attimino così a trovare su questa nuova macchina, che mi ha incuriosito molto, soprattutto per il prezzo e per il nome che il brand ormai ha creato, appunto per l'alone di fan che si girano nel momento in cui salta fuori la parola Red. Quindi un applauso a Red per aver capito che era adesso giunto il momento di scendere al compromesso, di togliere qualcosa dalle sue macchine ed avvicinarsi appunto a un mondo che ancora non aveva raggiunto. Quindi ci auguriamo che riuscirà a farlo con questa nuova macchina. Noi chiaramente non possiamo avercela, perché chiaramente non è ancora uscita
e in tutti i casi in Italia è difficile, non siamo in America, i punti dealers sono risicati. Quindi, però, se Red in qualche modo ci sta sentendo, ci volesse mandare la sua macchina per fare, insomma, una recensione un po' più approfondita, per far conoscervi un po' meglio le caratteristiche di una macchina che si prospetta molto interessante, noi siamo felicissimi di accettare questa proposta. Non sappiamo ancora tante cose, come la gamma dinamica. Ad esempio, si parlava che potrebbe oscillare tra i 13 e i 15 stop di gamma dinamica, che sono veramente tantissimi per macchine di questo prezzo. Staremo a vedere che cosa dirà il mercato a breve, perché sicuramente arriverà l'ufficialità di un po' tutto fra non molto. Che dire, ragazzi, questo quindi era un po' tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa macchina, se vi può interessare per il tipo di lavori che fate, se invece siete più propensi a lavori di diciamo plug and play molto veloci, e quindi avete la necessità di avere una macchina con tutti i suoi tastini, con tutte le sue programmazioni, come è facile trovare in una mirrorless, oppure se guardate di più a qualcosa di indipendente, qualcosa di più costruito, che magari ha bisogno di più tempo, però che dà più soddisfazioni nella resa finale dei vostri prodotti. Che dire, ragazzi, io sono Alessandro Costanzo, questo è il canale di Movila, muovi i tuoi sogni.